Politica e impresa, le sfide sociali della parità di genere. Un'equa rappresentanza fra gli uomini e le donne, il caso della Spagna 2007. Il Congresso dei Deputati ha approvato in Spagna il 15 marzo scorso la legge per l'uguaglianza effettiva fra uomini e donne, una legge che pretende di fare giustizia tra le donne, presentata da José Luis Rodríguez Zapatero. La nuova riforma, che ha conquistato rapidamente il favore e i voti da parte di tutti i rappresentanti della Camera, ad esclusione del Partito Popolare che si è astenuto, trasformerà per sempre in positivo la società spagnola. La legge è stata presentata al governo da Zapatero, che ha definito la giornata del 15 marzo 2007 come uno dei giorni più importanti, ma anche uno dei giorni più felici della legislatura. È una modifica che va a cambiare in positivo e per sempre la posizione della donna nel lavoro e nella società, poiché prevede un obbligo di partecipazione nell'impresa e nelle amministrazioni, nonché nella rappresentanza politica. L'obbligo consiste in una percentuale garantita di componenti per sesso del 40% e massima del 60%. Mentre le imprese con più di 250 lavoratori dovranno negoziare con il servizio alle imprese l'inserimento, che dovrà essere effettivo entro 8 anni, anche in questo caso di un minimo del 40% e di un massimo del 60% di lavoratori per ciascun sesso. Tutti i gruppi politici hanno votato la modifica all'emendamento introdotta nel testo, ad esclusione del Partito Popolare, che si è astenuto, motivando l'astensione con una contrarietà alla parificazione prevista per l'obbligo nelle imprese. La legge traspone le direttive europee per garantire l'uguaglianza e la parità effettiva tra i sessi nel mondo del lavoro e nella politica. Contro la discriminazione sessuale, la riforma riguarda l'accesso al pubblico impiego, le prestazioni sociali, l'ampliamento del permesso di maternità per i casi di parto prematuro o nei casi in cui il nascituro, per problemi di conformazione o di malattia, necessiti di una permanenza nelle strutture ospedaliere che si prolunga rispetto ai tempi normali dopo il parto. Le modifiche andranno a coinvolgere anche i permessi di paternità, che saranno ampliati per garantire una forma di partecipazione e di divisione fra lavoro e cura dell'infante, parimenti divisa fra madre e padre. Il Partito Popolare ha contestato che le liste devono essere stilate con libertà da parte dei loro rappresentanti, ha comunicato la portavoce del Partito Popolare Susanna Camarero. Il segretario generale del Partito Popolare ha qualificato come assurda ed escludente la legge che gli altri gruppi politici hanno votato e che la sua formazione politica sarà in futuro impossibilitata a stilare una lista politica che rispetti i criteri di modifica testé introdotti in alcune zone del paese.